Allora, stasera è la volta della matematica. La matematica è tutta un'altra storia. Abbiamo con noi Claudio Bartocci, che immagino che conosciate già perché non solo è già venuto qui in acquario, però spessissimo fa conferenze e soprattutto al Festival della Scienza l'avrete sentito tanto. Attira sempre tantissimo. Allora, Claudio Bartocci insegna geometria, fisica matematica e storia della matematica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova. È autore di numerosissimi articoli scientifici su riviste internazionali e anche di due monografie specialistiche. Ha curato l'antologia Racconti matematici per editore Einaudi e diretto insieme a Pier Giorgio Di Freddi l'opera in quattro volumi La matematica. I suoi libri più recenti sono Una piramide di problemi, Dimostrare l'impossibile, Numeri, Zerologia. È anche socio corrispondente dell'Accademia Ligure di Scienze Lettere e traduco in italiano ricercatore associato straniero, giusto? Del laboratorio Sphere dell'Università di Paris-Cité. Allora vi lascio la sua conferenza, la chiamerei chiacchierata perché conferenza di matematica sarà sempre una cosa un po' pesante, invece non lo sarà. Vi ricordo solo che la prossima volta, mercoledì 30 novembre, parlerà Giorgio Temporelli, ci parlerà di notizie e curiosità sul mondo delle acque da bere. Buon ascolto e poi buona visione. Grazie. Io ti devo dare tutto, devi mettere questo in tasca. Vieni, tecnico. Eccoci qua. Pronti? Che ore sono? 17 e 15. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per l'invito, è sempre un piacere stare qui all'acquario. Il pubblico è sempre numeroso e inspiegabilmente in questo caso, perché mi è difficile trovare una ragione per cui ci si muova da casa per venire ad assistere a una conferenza che ha un titolo così bislacco, diciamo, matematica tutta un'altra storia, che cosa vuol dire? Vi dirò che non lo so io, nemmeno io precisamente, diciamo. Cercherò di darvi un'immagine della matematica un po' diversa da quella usuale. E attraverso, diciamo così, un percorso che è fatto più di dubbi, di questioni aperte, di interrogativi, che di certezze granitiche o monolitiche. E vorrei anche inaugurare, questo fastidiosissimo, mettiamolo così, una nuova metodologia di chiacchierata, cioè inizierò col porvi alcune domande. Bene, e vorrei che voi rispondeste per alzata di mano se siete d'accordo. Quindi quello che presenterò adesso sono tre gruppi di domande, all'incirca, diciamo, costituite da due domande, insomma, o due tipologie di domande che riguardano la matematica. Va bene? Allora, cominciamo. Aspettate che qui non sono proprio ordinatissimo io. Cominciamo con questo. Allora, ditemi se siete d'accordo con questa affermazione. La matematica è una capacità o una facoltà innata. Chi è d'accordo? D'accordo o non d'accordo? Vediamo un po' quanti erano d'accordo, pochi, relativamente pochi. Però la seconda questione è, la matematica
cioè non è una, la domanda è, sta diciamo nel dirvi, siete d'accordo con questa affermazione? La matematica è un linguaggio. Allora, questo è il primo gruppo di domande. La terza domanda è, si compone di varie questioni che possono essere la prima. Allora, cominciamo da questa. Siete d'accordo che con la seguente affermazione, 2 è un numero pari. Okay. Siete d'accordo con la seguente affermazione, è vero che 2 è un numero pari? Così ci hanno detto. Essere d'accordo, ma mi hanno detto tante cose anche che sono delle bufale, veramente, cioè le sento tutti i giorni, quindi... Diciamo, allora, 2 è un numero pari, siete tutti d'accordo. È vero che 2 è un numero pari? Siete tutti d'accordo. Il teorema di Pitagora è vero, queste tre questioni fanno parte della stessa. Tutti d'accordo? C'è qualcuno che dissente? Nessuno. Beh, però scusi, dipenderebbe su che geometria conosce. Già qualcuno dissente sul teorema di Pitagora. Facciamo un'altra questione, un'altra domanda, e un altro test. Il numero 2 esiste? Siete timorosi di... Numero 2 esiste. No, se ne può parlare. Ma infatti siamo qui per apposta. Il numero pi greco esiste? C'è qualcuno che pensa che il numero 2 esista e il numero pi greco non esista? Per curiosità, così poi... queste due questioni sono il secondo gruppo. Poi, adesso faccio un'affermazione un po' più articolata, va bene? Cioè, è, diciamo, affermazione, è sorprendente, o se volete è inesplicabile, potete usare uno di questi due aggettivi a vostra scelta, che un'equazione matematica riesca a descrivere il moto di caduta di una palla. È sorprendente per voi questo? No. Cioè, l'ultima è invece un'affermazione apodittica, diciamo, che può sembrare strana, diciamo. Cioè, il mondo è matematico. Ci sono alcuni che pensano questo. Allora, cominciamo questo. Allora, prima di tutto vedete che non c'è un consenso generale, no? Se il pubblico fosse composto solo da matematici, cosa direbbero? Vuole venire a fare la conferenza? Cosa direbbero? Beh, non sarebbero probabilmente, non vi sarebbe un accordo unanime fra di loro. Se fosse composto da fisici anche, solo fisici diciamo, beh, bisognerebbe vedere se fisici sperimentali o fisici teorici, per esempio. Se fosse composto da ingegneri anche avremmo, secondo me, è chiaro, non ho fatto questi esperimenti, una diversa combinazione di risposte. Allora, cominciamo a vedere le prime due questioni, cioè quelle che erano, diciamo, che ho sollecitato con queste due affermazioni. La matematica è una capacità, una facoltà innata e la matematica è un linguaggio. Ora, perché le ho messe insieme, prima di tutto? Per molti studiosi il linguaggio, cioè il linguaggio umano, è una facoltà innata.
E se, come molti hanno detto, la matematica è un linguaggio, ne consegue che anche la matematica è una capacità innata. Ora, quando io dico che per molti il linguaggio è una capacità innata, mi riferisco alle teorie di un linguista in particolare del Novecento, che risponde al nome di Noam Chomsky. Non è questo il luogo, il momento adatto, diciamo così, né il relatore adatto, diciamo, perché io non sono né un linguista né un filosofo del linguaggio, diciamo, per presentare la teoria di Chomsky. Adesso dirò qualcosina di più. Ma Chomsky sostiene, diciamo, che il linguaggio sia una facoltà, una capacità, diciamo, innata. Esiste, diciamo così, una grammatica che è, come direbbero gli inglesi, hardwired, cioè incisa nel nostro, in qualche modo, nei nostri neuroni. Mi riferisco ovviamente a quelli dell'encefalo. Dice alcune porzioni, cioè quindi c'è anche una localizzazione di queste capacità, ma questo non ci interessa. Queste teorie, tanto per dirvi, diciamo che non sto, diciamo, inventando di sana pianta, sono stati ripresi sia dal punto di vista filosofico, per esempio penso ai libri di un signore che si chiama Steven Pinker, un libro che ha avuto un certo successo, che si chiama L'istinto del linguaggio, capite bene, sia, diciamo, da linguisti veri e propri. In particolare qui in Italia c'è un allievo di Chomsky che si chiama Andrea Moro, che ha scritto, diciamo, un bel libro che si chiama I confini di Babele. Ora veniamo alla matematica di quel ripeto, questo è una chiacchierata, quindi ci sono delle evidenze, diciamo, che la matematica sia in qualche senso innata? Beh, sì, bisogna ammettere. Cioè esiste, cioè gli scienziati, in questo caso i neuroscienziati, riconoscono quello che chiamano un senso del numero o un senso, uno disgiuntivo, e o, perché non è chiaro, diciamo, e un senso della grandezza, anche un senso dello spazio, e forse un senso del tempo. Però tutte queste capacità o facoltà innate non sarebbero appannaggio solo di Homo sapiens. Sono condivise da molte, con molte specie, le condividiamo con molte altre specie animali, no? Pensiamo per esempio agli esperimenti di un signore che si chiama Giorgio Vallortigara, che sta a Trento, che ha studiato il senso del numero, per esempio nelle galline, nei pulcini, cioè riconoscere, diciamo, che un certo mucchietto di granaglia, diciamo, è più consistente di un altro. Questo è un compito che molte specie animali riescono a risolvere con successo. Lo stesso per quanto riguarda il senso dello spazio, nel senso, diciamo, quello che i matematici dicono topologico, cioè riconoscere l'interno dall'esterno, per esempio, e il centro dalla periferia. E poi c'è un senso, diciamo, del tempo, che è legato, diciamo, all'esistenza di questo in tutte le specie animali, di ritmi biologici, che potrebbe essere o meno legato al senso del numero. Ora, ci sono degli studiosi che recentemente, abbastanza recentemente, cioè negli ultimi 10 anni, penso soprattutto a un filosofo della biologia che si chiama Godfrey Smith, che ha scritto un bel libro pubblicato da Adelphi che si chiama Altre menti,
sostiene, diciamo, che alcune delle capacità che noi pensiamo essere proprie dell'uomo siano anche appartengano invece ad altre specie animali, anche, diciamo, specie che non ci immagineremo, cioè non solo galline, ovviamente cani, scimmie, eccetera, eccetera, delfini, eccetera. Ma per Godfrey Smith si può scendere, diciamo, anche ad alcuni, scendere per modo di dire, perché non, ovviamente non penso che ci sia questa gerarchia, ma insomma, diciamo, si possono considerare anche crostacei, lui fa esempi di animali di questo, polpi ovviamente, il libro altrimenti è dedicato soprattutto a questi molluschi, e cefalopodi. E ora però bisogna fare un passo in avanti, cioè il senso del numero e il senso dello spazio non è ancora matematica. Come penso, vediamo un po' più da vicino le idee di Chomsky. L'idea di Chomsky, semplificando al massimo, e non so se qui ci siano dei linguisti, non vorrei fare delle brutte figure, ma diciamo, ovviamente queste teorie non hanno una sola versione, quindi questo, cioè tra Pinker, Chomsky e Moro ci sono delle differenze, insomma, adesso sto cercando di presentarvi così una versione, per così dire, semplificata della cosa. Beh, esisterebbe una sorta di grammatica universale, no? Perché, diciamo, il problema di Chomsky qual è? Il problema di Chomsky è che le lingue che vengono parlate sono tante, no? Quindi se la grammatica, se il linguaggio è una facoltà innata, perché non parliamo tutti la stessa lingua? No? Ci sono diverse lingue, diverse grammatiche. Quello che è importante per Chomsky non è tanto l'aspetto lessicale, perché questo si spiega abbastanza facilmente, la differenza lessicale di vocabolario tra lingue diverse, ma quello che è, diciamo, interessante è la diversità delle strutture grammaticali, cioè delle strutture sintattiche. Come mai, diciamo, la sintassi, diciamo, di alcune lingue, per esempio l'italiano, è completamente diversa dalla sintassi di lingue, per esempio quelle degli indiani d'America, l'irochese, per dire, oppure lingue che vengono parlate dalle popolazioni amazzoniche. E allora cosa dice Chomsky? Beh, che esiste una grammatica, o se volete una sintassi universale, questa codificata, hardwired, nel nostro cervello, e una serie di interruttori sostanzialmente, e che vengono attivati, o chiusi o aperti, diciamo, chiusi, non aperti, perché sono già tutti aperti, credo, per Chomsky, durante la fase di apprendimento, cioè quando impariamo la lingua, impariamo, diciamo, anche la sintassi, diciamo, no? La grammatica, le regole grammaticali, la sintassi. Questo è una cosa, diciamo, che in parte è convincente, no? Perché sappiamo, diciamo, degli errori, per esempio, che commettono i bambini quando apprendono le lingue, no? Cioè, per esempio, possono dire volo invece di voglio, perché è come se il verbo volere fosse un verbo regolare, diciamo, tendono, diciamo, a completare, diciamo. Ora, a me non interessa ovviamente discutere adesso la teoria di Chomsky, però bisogna osservare che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, mentre, diciamo, negli anni 80, diciamo 90 o anche insomma 2000, 2010, c'era sostanzialmente un consenso, se non unanime, ma insomma abbastanza consistente. Beh, negli ultimi 10 anni si sono, diciamo, molti linguisti si sono schierati, diciamo, contro questa teoria. In particolare c'è un linguista che ha iniziato la sua carriera anche come antropologo, che si chiama Everett, che ha studiato la lingua di alcune popolazioni dell'Amazzonia, in particolare una popolazione, anzi, bisognerebbe dire. I Piraha, scritto P-I-R-A-H-A, con l'accento circonflesso. Bene. Ora, queste popolazioni hanno
diciamo, una lingua molto diversa, diciamo, dalla nostra, e non hanno, non hanno numeri, a parte l'uno e il due. Uno, due, molti. Distinguono nel passato, per esempio, quindi ci sono delle forme verbali diverse per dire se una cosa nel passato è una cosa che io ho visto personalmente oppure che mi è stata riferita da qualche altro. Cioè, se io dico, in Pira, se dicessi in Piraha, il giaguaro sbucò da dietro l'albero, questo sbucò, questo passato remoto in Puraia è diverso come forma verbale se io ho visto veramente con i miei occhi sbucare il giaguaro da dietro l'albero oppure se qualcuno me l'ha detto. Quindi vedete che la struttura sintattica, diciamo, è molto diversa dalla nostra. E ci sono anche delle, sempre nei, tra i Piraha, delle cose piuttosto bizzarre, diciamo, cioè la stessa parola che in questo, diciamo, mi sto preparando, diciamo, per una cosa che dirò dopo, quindi non c'entra strettamente con le strutture sintattico-grammaticali, ma do questa briciola, diciamo, di informazione che poi utilizzerò più avanti. Hanno per esempio la stessa, diciamo, un diverso modo di pensare le relazioni di parentela, usano la stessa parola per indicare il padre e la madre. Questo noi anche ce l'abbiamo, genitore, va bene, non è molto grave, uno dice. Però il problema è che la stessa parola viene anche usata per indicare qualunque fratello e sorella sia della madre che del padre. Effettivamente nella società Piraha non ci sono dei nuclei familiari, i bambini vengono, diciamo, allevati così in comune. Quindi, ora, i Piraha sono una società stabile di cacciatori del bacino dell'Amazzonia, vivono benissimo, cacciano, non hanno, il fatto di non avere i numeri non vuol dire che non mangino, non dormano, non si divertano, eccetera, eccetera. La teoria di Everett è di ripensare quindi il linguaggio dicendo che il linguaggio sì può avere delle componenti che sono innate, ma poi si configura come, quello che lui dice, uno strumento culturale. Uno strumento culturale. Adesso poi ritornerò su questo aspetto. Parliamo della matematica, no? E sempre queste due cose, no? Matematica è una facoltà innata, matematica è un linguaggio, questo, diciamo, nucleo. Ora, il fatto che ci siano, come dicevo prima, un senso del numero, eccetera, eccetera, beh, questo è molto diverso da quell'attività che più o meno tutti riconosciamo come attività matematica. E vi ricordo che l'attività matematica è molto antica, cioè ci sono delle testimonianze molto antiche, cioè parlo del terzo millennio prima, diciamo, dell'era volgare, alcune tavolette paleo-babilonesi già mostrano un'attività matematica, cioè un'attività di riflessione disgiunta dalla risoluzione di problemi pratici o dalla numerazione di sacchi di grano o di barili di birra. Quindi abbiamo una storia che è all'incirca parallela alla storia della scrittura. Questo sì. Il linguaggio non sappiamo, diciamo, ovviamente, perché prima delle documentazioni scritte, diciamo, ci sono, diciamo, decine di teorie. Ora, non sembra però che la teoria, diciamo, almeno a me non sembra, queste sono tutte mie, diciamo, opinioni. Non mi sembra che la teoria di Chomsky si possa
adattare facilmente al caso della matematica, perché cosa dovrebbe esserci? Una matematica universale, una sorta di matematica universale e poi degli interruttori, ma come avrebbe funzionato, come spiegare la storia della matematica, quella che conosciamo da questo punto di vista, no? Lo zero, per esempio, non era conosciuto dai greci, come sappiamo, però il livello della matematica greca, beh, era considerevole. Beh, vuol dire che ci vuole un certo allenamento, bisogna studiare, no? Non è che fosse una matematica, per così dire, elementare o primitiva, anzi, per certi versi, diciamo, non ha niente da invidiare la matematica di oggi, è semplicemente diversa. La teoria delle proporzioni o dei rapporti, il libro quinto degli elementi di Euclide, ha una struttura molto sofisticata. Se prendete le opere, di Archimede, purtroppo non si leggono più i classici, quindi in generale non si ha la percezione della difficoltà. Leggere il trattato sulla parabola di Archimede è difficile, oppure le opere di Tolomeo, oppure i matematici del tardo ellenismo, come per esempio Pappo o Diofanto. Tanto è vero, è tanto difficile che questa conoscenza nell'Occidente latino andò perduta ad un certo punto, perché se si interrompe la catena della trasmissione attraverso, diciamo, maestri, figure, diciamo, di questo tipo, una conoscenza, diciamo, che non sia una conoscenza elementare, far di conto, viene perduta. E adesso veniamo, quindi potremmo, diciamo, immaginare, per tirare le conclusioni di questo primo gruppo di questioni, un'altra storia. La matematica è tutta un'altra storia. Adesso vediamo la prima, diciamo, versione di cosa vuol dire tutta un'altra storia. Per alcuni magari non sarà sorprendente. Cioè, se immaginiamo che il linguaggio sia uno strumento culturale, allora, diciamo, questo è una produzione, diciamo così, un prodotto dell'evoluzione biologica di una certa specie, cioè Homo sapiens. E sta insieme con molti altri prodotti di questa evoluzione biologica, cioè penso alle zappe, ai martelli, agli ami, alla danza, alle danze, diciamo, alle forme di danza, alle forme musicali, alle cerimonie, ai riti, ai culti, ai tatuaggi, alle credenze, e forse mi sono dimenticato qualcosa, no? Importante, non lo so. Le strutture parentali, le strutture, diciamo, quelle che Lévi-Strauss chiamava le strutture elementari della parentela in un libro famoso. La matematica possiamo immaginarla come anch'essa uno strumento culturale. È uno strumento culturale. La sua relazione con il linguaggio è innegabile, perché la matematica si fa a parole, e si fa a parole usando certi simboli, e che però sono delle abbreviazioni. Tutto quello che viene scritto in matematica si può tradurre in parole. Quindi è un'attività culturale legata in qualche modo al linguaggio, forse una parte del linguaggio, forse un dialetto, si potrebbe dire. Quando dico al linguaggio vuol dire ai linguaggi, quindi alle lingue che esistono. Quindi il fatto che ci, per esempio, siano diverse civiltà, abbiano elaborato forme di matematica lievemente diverse, non ci deve stupire. Esiste, diciamo, una matematica indiana classica, nella quale, per esempio, si analizzavano dal punto di vista aritmetico anche certi problemi grammaticali o prosodici. Esistita una matematica cinese, per esempio, esistita una matematica maya, eccetera, eccetera. Ora,
questo, diciamo, ed esiste, diciamo, non esiste una matematica piraia, o è ridotta, diciamo, forse ogni pirà sarebbe d'accordo, diciamo, che 1 è uguale a 1, ammesso che abbiano il concetto di uguale. Ora però, qui, quando si arriva a questo punto, sul quale, diciamo, forse si può essere più o meno d'accordo, ma diciamo, beh, subito emergono le questioni che sono relative al secondo gruppo di affermazioni, cioè, vi ricordo, 2 è un numero pari, no? È vero che 2 è un numero pari, esiste il numero 2, esiste pi greco, potrei metterne altre, molte, no? Pi greco ha uno sviluppo decimale con infinite cifre dopo la virgola, che non mostrano alcuna, diciamo, alcun pattern riconoscibile, eccetera, eccetera. Perché uno dice, sì, ok, esistono delle matematiche diverse, però il 2 è un numero pari. È vero che 2 è un numero pari, questo è 2, che 2 sia un numero pari, è vero che tutti siete stati d'accordo. Ora, quindi, il primo gruppo di questioni si lega inevitabilmente con questo secondo gruppo di questioni, il che non accade per altri prodotti culturali, in generale, cioè nessuno ha questa reazione se si parla, per esempio, di danza, no? Nessuno. O di musica. E cioè si tratta di un gruppo di questioni che riguarda la verità e l'esistenza. Queste sono delle questioni filosofiche, puramente filosofiche, anzi metafisiche, in un caso, e diciamo epistemologiche e ontologiche. E cosa vi posso dire? Non c'è una, diciamo, riconosciamo che c'è questo problema. E se io fossi un filosofo, diciamo, vi darei la mia versione delle cose, ma io non voglio fare questo, cioè non ho uno scopo di indottrinamento, ho uno scopo di sollevare dei dubbi. Allora, quali sono le grandi tradizioni riguardanti i problemi della verità e dell'esistenza in riferimento alla matematica? Beh, c'è una tradizione lunghissima, la tradizione pitagorica, platonica, neoplatonica. E quindi ritorniamo adesso qui, il mondo matematico è, diciamo, l'ultimo punto, ma diciamo, e tutto è numero, Pitagora, no? Il mondo delle idee di Platone, e la conoscenza è una reminiscenza, poi ci sono i neoplatonisti che hanno aggiunto, diciamo, altri elementi, e questa tradizione continua fino ai nostri giorni, cioè ci sono alcuni miei colleghi che si dichiarano di essere platonisti dal punto di vista matematico. Cioè riconoscono un'esistenza al numero 2 da qualche parte in un mondo delle idee. Non ho mai capito il platonismo, quindi ho delle difficoltà a spiegarlo. Ma poi c'è una soluzione kantiana anche che bisogna ricordare, no? Dove si dice che diciamo, le affermazioni matematiche sono un certo tipo di affermazioni, cioè sono quelle che lui chiama le affermazioni sintetiche a priori. Bene. Quindi non sono affermazioni analitiche, diciamo, che contengono già la loro verità, quindi rappresentano, diciamo, delle conoscenze vere, ma che sono basate su quelle che sono le nostre forme a priori della sensibilità. Cioè quel senso del numero, sostanzialmente, potremmo riprendere, diciamo, in chiave kantiana alcune delle cose che ho detto prima, senso del numero e dello spazio. E poi c'è, diciamo, un'altra, diciamo, tradizione che non saprei bene come classificare, no? Che non si sofferma tanto, diciamo, sulla questione dell'esistenza, ma della verità, sì. Penso soprattutto alla tradizione, diciamo, del neopositivismo logico nel Novecento, quindi quello che è, diciamo, iniziato dai signori del circolo di Vienna,
sto semplificando molto, ma poi proseguito da un certo filone della cosiddetta filosofia analitica. Cioè, loro dicono, abbiamo bisogno di un fondamento, no? su cui appoggiare la nostra conoscenza scientifica, e questo fondamento è dato dalle proposizioni matematiche. 2 più 2 fa 4. Va bene? E 2 è un numero pari. Ora, la posizione, quest'ultima posizione, in generale, sto semplificando, ma si appoggia ad una certa concezione che viene chiamata realismo non matematico, ma realismo nel senso filosofico del termine. Qui ho preso, diciamo, una definizione da un libro, diciamo, da un libro di un filosofo italiano che si chiama Diego Marconi, che si fa, diciamo, portatore di queste idee. Le cose stanno in un certo modo indipendentemente dal fatto che qualcuno sappia o possa sapere che stiano così. Avrei voluto portarvi il libro di Marconi, ma si chiama Per la verità, diciamo, cioè in favore di, per, in questo senso. E, pubblicato da Einaudi un po' di tempo fa. È utile molto spesso, diciamo, piuttosto che mettersi, diciamo, nel mare magnum di ciò che è stato pubblicato, cioè fare riferimento ad un'opera più recente, diciamo, di compendio. Così, per esempio, una delle delle tesi che sostiene Marconi è che, per esempio, la proposizione, su cui bisognerebbe dire, insomma, più precisamente che di cosa sia un'affermazione, un'asserzione, un enunciato, eccetera, eccetera, non ci addentriamo in queste cose, ma questo enunciato, ci sono n pianeti nell'universo, è vera per un qualche numero n. Ci sono, ce ne saranno 5, 7, 18, 150.000, 150 milioni, eccetera, eccetera. Dice questo è Marconi, non sono io. E dice, bisogna stare attenti a distinguere l'aggettivo vero dall'aggettivo giustificato. E poi ci sono pagine e pagine contro il cosiddetto relativismo. Ora, l'esempio di Marconi è particolarmente poco felice, bisogna immaginarlo, no? Perché ci sono n pianeti, scusate, devo bere ma non riesco ad aprire la bottiglia. Ci sono n pianeti nell'universo, un'affermazione, cioè prima di tutto che cos'è l'universo? Quando sono pianeti nell'universo, quando? Diciamo, in che momento? E se voglio un momento, diciamo, come lo calcolo? No? Cioè, se pensiamo, diciamo, faccio uso liberamente, diciamo, di quello come ho fatto uso fino adesso, diciamo, delle teorie scientifiche, solo che fino ad adesso forse nessuno ci ha fatto caso, no? Ho usato il fatto che ci siano delle specie classificabili, il cervello, eccetera, eccetera, tante cose, no? Qui adesso facciamo uso della relatività generale, per esempio, no? Cioè, ci sono n pianeti in che momento? Dove? E cos'è un pianeta, soprattutto? Come sappiamo benissimo, cioè, alcuni pianeti sono stati squalificati, diciamo, no? Quindi bisognerebbe mettersi d'accordo. Allora, facciamo degli esempi più semplici, diciamo, di quello di Marconi. Questa sedia, ora, ha 4 gambe. Okay. Questo è un'affermazione, diciamo, più circostanziata di quella di Marconi, che sembra, diciamo, vera, al di là di ogni ragionevole dubbio. Però vi faccio un altro esempio, immaginate, perché adesso non ce l'ho questo, non me lo sono portato, no?
Perché ragioniamo un attimo sulla sedia, no? Perché sappiamo tutti cos'è una sedia, sappiamo tutti cos'è le gambe di una sedia, che questi sono delle cose, d'accordo, no? Che possiamo contare. Però se io dicessi questa tovaglia ha quattro buchi, la situazione sembra simile, ma i buchi, per esempio, non hanno la stessa realtà ontologica delle gambe, delle sedie. Cioè bisogna mettersi d'accordo su, per ognuna di per ciascuna di queste affermazioni, su tutta una serie di cose. Cioè bisogna categorizzare il mondo. Bisogna, per esempio, distinguere le parti, no? Sapere, diciamo, che questi, che una sedia, sì, che questo per cui sto tenendo non è una gamba di una sedia. Questa noi la chiamiamo la spalliera di una sedia. Qual è la differenza? Se dovesse dare una definizione formale di cosa sia la gamba di una sedia, o definire formalmente che cos'è una sedia, è complicato, perché ci sono anche delle sedie con tre gambe. Sedie con due gambe no, ma con tre gambe sì, anche cinque gambe volendo. No? E se, voglio dire, io potrei costruirne una anche domani, diciamo, con otto gambe, semplicemente per il gusto di darvi, diciamo, di farvi avere torto, diciamo. E potrei dire questa è una sedia, perché nella vostra definizione di sedia mi avete detto una cosa su cui ci si siede. Gli sgabelli sono delle sedie. Cioè categorizzare il mondo, no? Questo è stato studiato anche dai linguisti, penso per esempio alla Koff, è difficile dividerlo in parti, prima di tutto. E ritorniamo allo strumento culturale, cioè è il linguaggio come strumento culturale che ci dice come vedere il mondo in un certo senso, cioè come dividere, qui uso, diciamo, altre teorie scientifiche, questo flusso di energia, diciamo, e questa materia, e sappiamo bene che l'energia e la materia non sono distinte, in certo modo. Quindi sembra facile contare, ma se io, per esempio, mi occupo di fisica delle altre energie e vi dico, faccio lo scattering di due particelle e vi dico quante particelle si sono prodotte in questa collisione, non si contano quelle. Anzi, secondo, diciamo, i calcoli che fanno i fisici, diciamo, ce ne sono infinite dentro. E ci sono dei problemi anche di ontologici, anche in quel caso, di distinguere due cose. Allora, proviamo ad avere un'altra prospettiva anche in questo caso. Adesso vi faccio un altro esempio, no? Abbiamo visto questa sedia a quattro gambe, e questa tovaglia a quattro buchi. Adesso vi porto in un altro settore, cioè, non so se tutti uso come, e adesso mi riferisco ad un romanzo famoso di James Joyce, di Ulysses. Ulisse di Joyce. Vi dico Leopold Bloom, che è il protagonista di questo romanzo, ha due genitori, Rudolf Virag e Ellen Higgins. Ora, possiamo scomporla questa frase. Cominciamo prima di tutto. Leopold Bloom ha due genitori. È vero come questa sedia ha quattro gambe? Uno mi dice, ma Leopold Bloom non esiste. Leopold Bloom non esiste, come non esiste? È il protagonista degli Ulisse di Joyce. In che senso Leopold Bloom non esiste? Non esiste come una persona reale. Ah, ok. Le persone, però è una persona, è un personaggio. E i suoi genitori hanno dei nomi, si chiamano Rudolf Virag, che è un ebreo ungherese, che poi si è chiamato, quando è arrivato in Irlanda, Rudolf Bloom, perché Virag significa, non so se lo pronunci correttamente, significa fiore in ungherese. E ha una moglie, per esempio, anche, che si chiama Marion, detta Molly, che ha sposato, me lo sono segnato, non me lo ricordo, l'8 ottobre del 1888. Ora, questo ci porta da un'altra parte, cioè che secondo me è molto più interessante, anche se molto meno studiata in un certo senso, no, non che non sia studiata, ci sono filosofi che studiano anche questo, cioè la verità
delle asserzioni cosiddette finzionali, cioè all'interno di una finzione, di un quello che si chiama fiction in inglese, che non ha niente a che vedere con le fiction televisive, d'accordo? E quindi asserzioni come appunto Leopold Bloom ha due genitori, Tizio e Caio, diciamo che per i Piraia, diciamo, non si potrebbe nominare madre e padre, e oppure Sherlock Holmes abita a Londra al numero tale di Baker Street, per fare un altro esempio famoso, e ne potrei moltiplicare. Adesso facciamo due osservazioni. Uno, che raccontare delle storie, questo ce lo dicono gli antropologi, è una delle attività preferite dagli esseri umani. C'è anche un libro uscito di recente per Bollati Moringhieri che ci dice questo. Cioè, lo sviluppo del linguaggio, secondo questi studiosi, è strettamente correlato a questa attività, cioè l'attività di raccontare delle storie. Non tutto il linguaggio, diciamo, è ovviamente connesso con questa attività, no? Se io dico, alzo, diciamo, il cellulare, dico pronto, questa ovviamente non è una storia, eccetera, eccetera. Però gran parte del nostro linguaggio, soprattutto però di pronto non si può dire né che sia vero né che sia falso, diciamo. Ora, il mio modesto suggerimento è che non si dovrebbe fare una grossa distinzioni fra le sedie a quattro gambe e i due, cioè le quattro gambe della sedia e i due genitori di Bloom. Cioè, fanno parte di un nostro modo di raccontare il mondo. E che può variare, ovviamente, non ce n'è uno solo. Varia nel tempo, a seconda delle diverse epoche, a seconda delle diverse culture. Se pensiamo che il linguaggio sia uno strumento culturale. Quindi sto cercando di dare una serie di suggerimenti, di indicazioni che sono congetturali da parte mia. Io sto pensando a queste cose da molti anni, diciamo, ma non ho ancora scritto un libro, prima o poi lo farò, diciamo, però mi sto facendo entrare in una sorta, diciamo, del mio gabinetto privato, diciamo, di quello che io penso. Queste cose, cioè il linguaggio è uno strumento culturale, va d'accordo con il fatto che una funzione prevalente, predominante del linguaggio, sia raccontare delle storie. E se facciamo questo, non possiamo rifondare, ripensare la questione della verità all'interno delle regole che vivono in un certo racconto, le quali non sono fisse. Se voi leggete un romanzo di, diciamo, cosiddetto romanzo realista dell'Ottocento, se leggete Balzac, se leggete Joyce, se leggete Dumas, se leggete un romanzo di fantascienza, un romanzo di Tolkien, vi aspettate di trovare all'interno delle regole diverse. Delle regole diverse, si stabilisce un certo patto, questo lo riconosceva già Coleridge in un passo famoso della, diciamo, questo patto finzionale che si stabilisce tra chi legge o chi ascolta una storia e chi scrive o chi racconta questa storia. Ci sono delle regole che cambiano, no? Cioè, in un romanzo di Dumas, vi aspettate, diciamo, che i moschettieri si comportino da moschettieri, e in particolare che ad un certo punto, non sterminino tutti i loro nemici usando un'arma nucleare, per esempio, oppure saltando e facendo dei balzi, diciamo, di 80 metri, perché questo non è nelle regole, diciamo. Implicite, sono regole implicite, ovviamente. Che lo stesso, invece, in un romanzo di fantascienza oppure in un cartone animato, vi immaginate, diciamo, che il gatto Silvestro, diciamo, possa fare balzi di 80 metri, anzi, cioè Willy il Coyote, diciamo, possa cadere per 100 metri e poi rimettersi, diciamo, a correre scrollandosi la polvere di dosso. Ora, ci sono dei racconti, per esempio, particolari, che sono i racconti, per esempio, storici, che hanno delle regole molto rigide, no? Quindi in particolare delle regole di testimonianza, no? Esiste un qualcosa che io fino a questo momento non ho menzionato, che è l'esperienza.
Questa fa parte, diciamo. Cioè, io non sono realista, diciamo, non sto suggerendo che il mondo là fuori non esista, eh? Anzi, perché altrimenti non... Sto però, dice, riflettendo su quella che è la nostra interazione con il mondo attraverso il linguaggio. E se pensiamo così, vediamo che ora si è fatta, a proposito di esperienza, smettere tra un attimo, bene, anche la matematica potrebbe essere un modo di raccontare delle storie. È un'altra storia, tutta un'altra storia. Le storie che racconta la matematica hanno delle regole interne molto particolari e molto rigide. In particolare ce n'è una, in generale, che è quella della non contraddittorietà. Questa è la caratteristica fondamentale della matematica, non la verità. Come ha detto qualcuno prima, no? Il teorema di Pitagora è vero, dipende dalla geometria. Bene, posso raccontare la geometria in maniera diversa. Posso fare la geometria euclidea, posso fare la geometria, per esempio, iperbolica, posso fare una versione della geometria che includa tutte queste, certo, la geometria riemanniana, posso fare delle versioni ancora più generali di questa storia, senza mai violare questo principio, che è il principio di la regola interna, come ho detto, che potremmo chiamare la regola della coerenza, una coerenza stretta, no? Che non vale, per esempio, in questo senso così rigido e cogente, non vale per esempio per i racconti di storie, no? Perché ci sono dei comportamenti umani che noi diciamo, ma è paradossale perché ha fatto questo, cioè non hanno una spiegazione, diciamo. Ora, posso usare delle regole logiche, uno dice sì, ok, ma ci sono anche delle regole logiche, è vero, ci sono delle regole logiche anche, cioè ci sono dei sillogismi sostanzialmente, questo vecchio, diciamo, strumento, questo ferro vecchio introdotto da Aristotele negli analitici primi, emesso da Aristotele stesso negli analitici secondi, a fondamento del discorso scientifico. Ma posso anche cambiare questo, no? Ci sono, per esempio, cioè una matematica che non riconosce, per esempio, la validità di certi ragionamenti, cioè il ragionamento per assurdo, la cosiddetta matematica intuizionista. Nella stessa matematica intuizionista non è vero che una doppia negazione è un'affermazione. Cioè queste due cose, logicamente, all'interno di quella logica, non sono equivalenti. Posso fare una matematica? Non è matematica quella, certo che è matematica. Non vedo, diciamo, nessuna differenza, se non che è una matematica meno usuale, questo sì, ma si può fare. Quindi, tornando alla nostra questione, 2 è un numero pari, io direi che un'affermazione, diciamo, come fosse già stato anticipato, se ne può parlare. All'interno, per esempio, di un sistema assiomatico come l'aritmetica di Peano, non importa adesso capire, è vero che 2 è un numero pari. Cosa vuol dire è vero in questo caso? Ha un senso molto umile, cioè è un teorema. È vero significa è un teorema. Va bene? Adesso se c'è qualche logico matematico qua dentro, qui sto sorvolando sulla questione dei modelli matematici, eh? Quindi sto confondendo la validità con la verità nel senso dei logici, però... Non voglio adesso, perché un sistema, diciamo, di assiomi va interpretato poi su un modello. Ma comunque sto, diciamo, anche perché adesso voglio parlare dell'ultimo aspetto, cioè quando vi ho chiesto è sorprendente che un'equazione matematica descriva il moto di una pietra. E poi l'ultima è il mondo matematico. Ora, quando si fa questo discorso, no? Come avete visto dal primo gruppo siamo passati al secondo, e adesso dal secondo passiamo al terzo, tutti mi dicono, una delle obiezioni è dire, ah sì, va bene, tutti questi discorsi, ma la matematica si usa nel mondo, per descrivere, si usa, diciamo, si applica, ecco, in questo senso, si applica agli oggetti del mondo fisico, descriviamo il moto di palle da tennis, di... eccetera eccetera, non voglio adesso fare l'elogio solito della matematica applicata,
No. Come si spiega questo? Se la matematica è una storia. Allora, prima di tutto il fatto che, ritorniamo al linguaggio, il linguaggio sia uno strumento culturale non impedisce chiaramente che il linguaggio si possa usare in maniera efficace nel mondo, no? Se in questo momento io e voi non, per qualche motivo, diciamo, fosse distratti ed entrasse una tigre e io dicessi, ah, c'è una tigre che sta entrando dalla porta, tutti guardereste la porta, effettivamente, quella porta, eh? E vi dareste la fuga, probabilmente. Quindi il linguaggio ha una sua efficacia, può essere usato in questo modo, no? Quindi per gestire le nostre azioni nel mondo. Questo non è in contraddizione con il fatto che sia uno strumento, anzi, uno strumento culturale. Anzi, gli strumenti culturali servono anche a questo. Non solo a questo, no? Perché io ho citato la danza e ho citato gli ami. Gli ami servono per pescare, la danza serve, non so. Ma gli ami, diciamo così, come tante cose, diciamo, poi possono avere anche delle, essere, diciamo, decorativi, per esempio, eccetera, eccetera. Ora, con la matematica sembra un pochino più difficile, cioè mettere d'accordo, diciamo, la versione, diciamo, culturale o di raccontare storie della matematica con questa sua efficacia, effectiveness. C'è un famoso articolo degli anni 60 di un fisico teorico, si chiamava Wigner, che si intitola esattamente così, l'irragionevole efficacia della matematica, dove lui, fisico teorico, premio Nobel, si interrogava esattamente su, intorno alle questioni che adesso stiamo trattando. Bene, io penso che ci sia una, è possibile anche fornire una risposta a questo interrogativo. E la risposta sta in quelli che si chiamano modelli matematici, che non hanno niente a che vedere con i modelli logici di cui parlavo prima. Cioè i modelli matematici sono particolari storie della matematica che sono tagliate apposta per descrivere certi aspetti del mondo fisico. Sono fatti apposta. E esistono, in generale uno dice sì, ma la matematica l'avevano pensata prima. Ma questo bisogna sempre verificarlo dal punto di vista storico, no? Quindi se parliamo, diciamo, della caduta dei gravi, per esempio, le mele, delle banane, no? Non voglio usare metafore belliche, e non stupisce tanto, cioè uno stesso signore che rispondeva al nome di Newton si è inventato la teoria fisica e il formalismo matematico. E non, è così sorprendente che il formalismo matematico funzioni? No, non è così sorprendente. È una storia che è fatta apposta per descrivere una certa porzione di universo, cioè di quello secondo certe regole, quindi distinguendo, diciamo, le gambe dalla spalliera delle sedie, no? E per esempio è utile per descrivere quello che avviene alle palle di un biliardo, diciamo, ma non, se voi ci mettete anche il giocatore, ecco già che non c'è un modello matematico, no? Quindi bisogna capire che la matematica, si dice sempre, la matematica descrive il mondo, sì, ma anche cose semplici, no? Relativamente semplici, non parliamo dell'universo di Marconi, ma parliamo della circolazione dell'aria dei venti nell'atmosfera, diciamo, questo sfugge al controllo. Bisogna immaginare, cioè in questo caso, solo in questo caso, l'analogia con ciò che può fare un computer è utile, no? Cioè facciamo a questo punto quello che i matematici direbbero, o gli informatici, una simulazione numerica. La simulazione numerica non è in principio molto diversa da quello che io penso come modello. Tra l'altro questa mia idea di modello matematico deriva da uno dei, diciamo, degli artefici, diciamo così, della matematica applicata, cioè, e non solo della matematica applicata, cioè una delle menti più geniali dell'inizio del Novecento, cioè John von Neumann. È John von Neumann che dice cosa in un articolo interessantissimo che cosa sia un modello, questa idea. Questa idea, adesso ritorno indietro, beh, va abbastanza d'accordo con quella precedente di scacciare, diciamo così, la verità, di sostituirla, diciamo, con una coerenza interna all'interno di storie, mantenendo però un contatto con la realtà, perché questo sì. E cosa si fa a questo punto? Beh, si usano, diciamo, le ricette degli empiristi, cioè si butta via il concetto di verità e lo sostituisce, Bas van Frassen, con la nozione di adeguatezza empirica,
è empiricamente adeguato. Questo è buono, diciamo. Bisognerebbe aggiungere per il momento. Ma a parte questo, cioè se una cosa funziona, funziona. Se metto l'acqua dentro uno, no? Chissà quanto tempo ci hanno messo, no? A costruire un recipiente, diciamo, che non perda. Non è facile, si comincia con le pelle degli animali, ma per arrivare ad un vaso, per esempio, è una cosa complicata. Adeguatamente empirico, diciamo. Adeguato empiricamente, scusate. Quindi la risposta è il mondo è matematico, la risposta all'ultima questione, diciamo, come la penso io. No, ci mancherebbe altro, diciamo. È molto più interessante di così. E per fortuna lo è, perché questo è proprio questo che uno degli aspetti che ci stimola a raccontare sempre delle nuove storie. Perché altrimenti, se il mondo fosse matematico, di storia ce ne sarebbe una sola, ci sarebbe solo la teoria degli insiemi in una certa schematizzazione, solo la logica intuizionista o solo la logica non intuizionista. Invece noi abbiamo una libertà molto grande, una libertà creativa che ci permette di muoverci e di decidere cosa fare, che storie raccontare, qual è l'atteggiamento che vogliamo avere, diciamo, nei confronti del mondo e delle persone. E questo non credo che nessuno di noi sia così monolitico. Noi tutti ci comportiamo, pensiamo e raccontiamo delle storie diverse a seconda di chi ci ascolta. Io mi fermerei qui, abbiamo fatto, diciamo, una chiacchierata lunga, spero non noiosa, un po' forse diversa da quelle delle conferenze che si fanno qui, non vi ho esibito, come avevo detto, delle certezze, ma così dato delle indicazioni su quello che io penso, diciamo, che sia una possibile concezione della matematica, proprio esattamente come era nel titolo che ho dato, cioè la matematica tutta un'altra storia. Grazie. Cade. Grazie, molto molto interessante. Se ci sono domande, poi dopo le domande non scappate, perché devo proiettare un video di qualche minuto del nostro caso. Passiamo alle domande. Buonasera professore, scusi, già che ha citato Riemann, cioè, posso fare una domanda? Ho messo sul... Allora, visto che ha citato Riemann, mi permetto di dire che dal mio punto di vista, anche se ne so veramente poco, è stato un gigante della matematica, e questo penso che sia innegabile. Visto che è passato da Genova e io ho fatto la ricerca, diciamo, in internet si riesce a trovare credo tutto, diciamo, se uno ha idea di che cosa cercare riesce a trovare tutto. Non so perché su Genova, il massimo che sono riuscito a trovare è che è passato a Begli, ospite del professor Tardì, nel momento, diciamo, peggiore della sua vita, quando praticamente gli era stato suggerito di venire in Italia per guarire dalla tubercolosi, però al di là di questo io non ho trovato nulla. Adesso io trovo una cosa, diciamo, non voglio dire quasi vergognosa, che una persona di così levatura, diciamo, così importante, citato, diciamo, nelle migliori università americane, tanto per dire, oltretutto penso dai professori di matematica di tutto il mondo, lasciamo stare per che cosa, non voglio dire esattamente, però diciamo per quello che ha fatto, ecco, sostanzialmente, e, visto che appunto da quel poco che ho letto, anche se non ci fosse stata la sua geometria, neanche Einstein avrebbe potuto scrivere la teoria della relatività, quindi credo che dovrebbe, diciamo, andrebbe quantomeno valutato. Non riesco a capire perché non si possa capire dove è stato a Genova. Cioè io so che è stato a Begli, non ho capito in che anno, in che anni, diciamo, anche se immagino intorno al 1860, qualcosa di simile, visto che è morto, e soprattutto dove e per quanto tempo. Viceversa si sa benissimo che è stato, mi sembra, a Pisa, dove è nata la figlia, dove è morto, eccetera, insomma, queste cose qui. Mi aggancio al fatto che lei a un certo punto ha citato la geometria. La geometria non è un'euclidea, quindi anche quella rimaniana.
Le rispondo brevemente. Stavo guardando una cosa adesso che... questo credo. Ora, Riemann è sicuramente, diciamo, uno dei giganti della matematica dell'Ottocento, ma non solo per quanto riguarda la matematica, ma per quanto riguarda il pensiero in generale. Secondo me l'ho scritto, quel testo incredibile, che sono le ipotesi che stanno a fondamento della geometria, che è stato pubblicato postumo dopo la sua morte, ma è il testo della sua, quella che i tedeschi chiamano lo scritto, diciamo, di abilitazione, la lezione di abilitazione, l'abilitazione Fortrag, rappresenti uno dei vertici del pensiero dell'Ottocento. Detto questo, i dettagli della sua biografia, diciamo, non sono tutti noti. Diciamo. Esistono delle biografie di Riemann, in particolare quella di Laugwitz, che è una biografia intellettuale, e sapevo anch'io, diciamo, che fosse venuto qui a Genova con il professor Tardì, diciamo, di cui tra l'altro esiste un fondo presso la nostra biblioteca. È possibile che in quel fondo ci sia la risposta alla sua domanda, diciamo. E è morto a Verbania, Riemann. Potrei vedere, io a casa ho un fascicolo della conferenza internazionale del 125esimo anniversario della morte di Georg Friedrich Bernhard Riemann, gli atti del convegno nel 1991. Potrei anche guardare se ci sono delle informazioni biografiche supplementari. È vero, diciamo, che su molti personaggi, adesso in genere Riemann sembra vicino, diciamo, però altri personaggi dell'Ottocento hanno delle zone, diciamo, oscure, diciamo, sempre così, diciamo, quello che non riusciamo mai a, diciamo, ricostruire momento per momento la vita di nessuno, cioè, perché bisognerebbe viverla, nemmeno la nostra. Se mi chiede cosa ho fatto nel 1991, non me lo ricordo, insomma. E che a Pegli andassero molti, diciamo, o da quelle parti a curarsi la tubercolosi, sicuramente è vero, diciamo, che probabilmente l'aria era un po' migliore di quella che c'è adesso. Anche a Cornigliano andavano, no? Se non mi ricordo, c'era Guido Gozzano anche venuto da queste parti. Comunque, grazie, vedo se trovo delle informazioni. Ci sono altre domande? Se posso dire, ho trovato la lettera all'università, diciamo alla biblioteca universitaria di Riemann verso il professor Tardì. Era datata e non c'era soltanto un ringraziamento in italiano, solo quello, c'è un cartoncino. Però questo si può, probabilmente le date almeno approssimative si possono ricostruire in base agli spostamenti di Riemann, per quello che si può fare. Per cui non c'è uno, per esempio Riemann non ha un epistolario a mia conoscenza pubblicato, ci sono le opere che comprendono gli scritti editi e inediti, ma non c'è un epistolario, almeno non l'ho mai visto. I documenti che riguardano Riemann sono in un fondo a Göttingen, dove ci sono ancora molte cose che aspettano di essere pubblicate, quindi non è solo l'Italia, diciamo, ma anche la Germania sostanzialmente. Gran parte di quello che si chiama il Nachlass, il lascito di Riemann, rimane ancora non pubblicato. Io volevo ringraziare il professor, è stato bravissimo, e poi ci ha immerso nella filosofia, perché la matematica è nata lì dentro, i grandi matematici erano grandi filosofi. Questa vicinanza, allora potrei rispondere con una battuta, se non ci sono dei filosofi qui, è una battuta anche se ci fossero. Sì, purtroppo non sempre i filosofi sono grandi matematici, ecco, ma... No, sono due discipline che, diciamo, secondo me, nella mia visione, che avrà capito, è un po', diciamo, potrei definirla politeista, insomma. È importante che
È importante parlare, diciamo, che i matematici parlino con i filosofi, che i filosofi parlino con i fisici, che i matematici parlino con i fisici, che i biologi parlino con i fisici, con i matematici. Più, diciamo, si parla, però, diciamo, più si raccontano delle storie, più queste storie sono allacciate, diciamo, e intrecciate tra di loro, e meglio è. Ci sono dei momenti in cui ci sono alcune narrazioni che sembrano violare alcune delle regole, diciamo così, dei racconti di tipo scientifico, no? Per esempio, pensiamo nella metà dell'Ottocento il tempo dei fisici, il tempo che per i fisici era un tempo termodinamico, quindi basato sulla seconda legge, non andava d'accordo con il tempo dei geologi, che avevano bisogno, e dei biologi anche, che avevano bisogno, diciamo, da Lyell e Darwin, avevano bisogno di periodi di tempo lunghissimi perché le loro teorie stessero in piedi. E per fortuna, diciamo, non c'è stata una censura, nessuno, diciamo, è andato a prendere Darwin e a chiuderlo in gattabuia, anche se Kelvin avrebbe voluto, diciamo. E quindi un altro dei principi fondamentali, secondo me, è il dialogo, cioè che rende possibile il dialogo, è quello della tolleranza. Questo è stato anche enunciato da un filosofo che gravitava attorno al Wienerkreis, al circolo di Vienna, cioè Carnap, quello che si chiama il principio di tolleranza di Carnap. Lui lo riferiva, diciamo, alle teorie logiche, però secondo me è una di quelle idee filosofiche importantissime che sono rimaste, mi sembra, un po' nel limbo, cioè conosciuto solo dagli specialisti di Carnap, e i quali, se ce ne fosse qualcuno qui, mi direbbero che non ho capito niente del principio di tolleranza. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Tranquillo, noi vediamo 2 minuti, salutiamo Claudio che deve andare velocemente alla stazione, ma noi vediamo 2 minuti proprio del video che il nostro preside in Antartide ci ha mandato per salutarci, quindi l'ha mandato apposta per salutare noi amici dell'acquario. Professor Maggi, professor Emanuele Maggi, è in Antartide. Buongiorno, sono Emanuele Maggi, sono il preside di Scienze. E mi trovo in Antartide, nei pressi della base italiana di Baia Terranova, intitolata a Mario Zucchelli. La base è sulla mia sinistra e ci troviamo qui in una baia dove il mare, come potete vedere, è totalmente ricoperto dal ghiaccio, dal pack marino. E la temperatura oggi è ideale per quello che è normalmente la temperatura qui in Antartide, perché abbiamo circa meno 10, meno 11 gradi, ma soprattutto non c'è vento. Nei giorni scorsi abbiamo avuto temperature sui meno 18, meno 20, ma soprattutto col vento, che indicano poi, cioè determinano una percezione della temperatura anche di meno 35, meno 40 gradi. E registro questo video perché avrei voluto fare una connessione online con questa bella iniziativa di conferenze che abbiamo organizzato come Scuola di Scienze insieme agli amici dell'Acquario, così avevamo pensato appunto con Lucia. Purtroppo non è possibile e allora, insomma, spero che vi accontenterete di questa registrazione. Mentre la stiamo facendo, qui vicino a noi sta passando un elicottero. Lo lasciamo allontanare un attimo. È il mezzo di trasporto che più utilizziamo in Antartide per muoverci, perché come potete immaginare gli spostamenti con altre modalità sono alquanto complicati. Direi che vi posso salutare, augurare una buona continuazione di questi incontri, che so che sono partiti molto bene, hanno avuto un grande successo partecipativo.
vi lascio con questo panorama che spero vi sia piaciuto. Alle mie spalle, non vi ho detto, è il Monte Melbourne, un vulcano che per chi viene in Antartide, per noi italiani che veniamo in Antartide, rappresenta, diciamo, un po' il simbolo di questa zona che è Baia Terranova. Ancora vi auguro un buon proseguimento e arrivederci in Italia.